ringrazio l'Associazione Giuliano Dalmata, il professor Pontini, il Centro per la Pace e la Legalità, la Delegata alla Cultura, per aver anche quest'anno, in una maniera anche più approfondita e diversa, con la presentazione di un libro, Memorie dell'Istria Veneziana, celebrato la giornata del ricordo, che ricordiamo che è una giornata che è stata votata dal Parlamento. Esiste dal 2005, ma come amministrazione comunale noi appena insediati abbiamo cominciato a fare queste celebrazioni. Per noi è importante soprattutto l'aspetto di costruire delle memorie condivise e su questo abbiamo sempre puntato l'attenzione. Non vogliamo che si costruiscono muri, che si creino confini, ma e che non vengano neanche tralasciati momenti tragici della nostra storia come è stato fatto per tanto tempo. Solo conoscendo e affrontando questi momenti anche difficili e tragici si può costruire una memoria condivisa e non creare divisioni ed odio. Per anni sono state anche create strumentalizzazioni, per noi è importante comunque anche far capire cosa hanno creato di grave i nazionalismi, ecco. E su questo libro invece credo che sia importante, e forse va bene anche ricordato, e anche magari chi poi si può anche comprare, sempre tramite l'associazione credo e il professor Cook, su questo libro racconta anche i profondi legami che c'è della Repubblica Serenissima e quindi dei nostri territori, della nostra Milano e con l'Istria veneziana. E memorie che sono anche andate perse, voglio dire, nei luoghi, nei segni che ci sono, anche le memorie, quelle difficili e quelle tragiche, però sono soprattutto quello che sono parte della nostra identità e che non vorremmo venisse dimenticata. Ecco, credo che sia importante anche questo, cioè non dimenticare, perché ormai stanno anche scomparendo chi ha vissuto quei momenti e sono anche spariti spessissimo anche i legami linguistici che c'erano con questi territori e per noi è importante anche recuperarli e su questo credo che faremo un ulteriore lavoro per i prossimi anni.